Bello, intenso, avvincente, un derby che non ha affatto tradito le attese, appena due gol ma tante occasioni, un palo, parate importanti, portieri protagonisti. Finisce così 1-1, risultato sostanzialmente giusto con polemica finale. Che cosa rimane dopo questo derby, tra l'altro bello, avvincente, intenso sotto tutti i punti di vista, Presidente? Allora, io prima, scusami, ma prima di rispondere alla tua domanda, è doveroso da parte mia tutelare, anche se solo verbalmente, tanti tifosi e soprattutto due comunità che in settimana sono state offese dall'allenatore del Giulianova Calcio. Io penso che nella vita, prima di tutto, prima di ogni altra cosa, penso che venga educazione, umiltà e rispetto. Parole e forse valori che il signor Stallone non conosce. Per entrare nel merito, perché io non conosco l'argomento. Non c'è bisogno, lo sa, non c'è bisogno di... Ma tutto tramite social? Credo che sia stata, non so dove, un'intervista che ha fatto, quindi non so... Ma non mi voglio addentrare... Non mi voglio addentrare... Noi siamo ignari per questo. Sì, ma chi sa lo sa. Lei che cosa ha combinato prima di questa partita in un video? Ha detto qualcosa di poco carino nei confronti di Notaresco? Avrebbe detto, io ancora non ricordo. Gira un video. Insomma, non è che è successo 10 anni fa. Ah, ho capito, no, non sapevo a cosa si riferiva. Vabbè. Ma non era riferito al Notaresco, era stata interpretata male, voglio dire, era riferita alla mentalità dei giuliesi. Cioè il giuliese, nella sua forza caratteriale, nella sua passione, quando gioca contro un avversario, chiunque sia l'avversario, per lui noi siamo i giuliesi, gli altri non contano. Non era quindi una offesa specifica nei confronti di Nicolò Notaresco. Se se la sono presa, partita presa. Sarebbe disposto anche a chiedere scusa, magari. Ci mancherebbe altro, non era questa la motivazione, era più far capire il carattere dei giuliesi, non era un attacco al Nicolò. Poi, se chiaramente la buona fede viene accettata, ben venga. Se poi il presidente sta qui, io lo dirò direttamente a lui. Caso naturalmente rientrato, 4-3-3 molto elastico, tre pali l'esordio di Mazzocchetti, D'Adamo il metronomo davanti Barlafante, Tozzi, Borsoi e Di Paolo, Notaresco con laringe dal primo minuto, migliore in campo nel tridente completato da Minella e Moretti. 16esimo punizione per i giallorossi, batte Balducci, Tozzi, Borsoi, stacca in anticipo su Fabriani, assai rivedibile Monti, scavalcato dal pallone, 1-0 Giulianova, secondo gol stagionale per l'immarciato Cescibile, Tozzi, Borsoi, classe 79, dunque prossimo alle 40 primavere. La squadra di Stallone insiste, 22esimo su questo rilancio, Sieno rovina addosso a Barlafante, Catani di fermo non concede nulla, tifosi increduli. Sui calci da fermo sempre pericoloso il Giulianova, qui Torelli scivola all'atto del dunque, il Notaresco si desta, Candellori se ne va, scambia con Minella e conclude, reattivo Mazzocchetti semplicemente strepitoso sul tapin di testa di Laringe. Sul corner brivido Mazzocchetti, ma piuttosto evidente la trattenuta di Lennart su Bontà, sempre da calcio d'angolo, ospiti ad un passo dal pareggio, torre di Salvatori, palo di Laringe, subito dopo da fuori Candellori, fendente di poco lato. Match comunque aperto, fronte opposto, spunto di Di Paolo, l'attaccante sfonda ma ritarda la conclusione provvidenziale, Salvatori in chiusura. Finale di frazione, punizione di Del Grosso, Dalmazzi perde la marcatura di Tozzi, Borsoi che schiaccia di testa, questa volta Monti e Super. Ripresa dopo 5 minuti, Colonna al debutto rileva l'infortunato Dalmazzi, 13esimo. Corner di Del Grosso di testa, De Fabritis, colpo sicuro, prodigio dell'estremo difensore rossoblù che riscatta così ampiamente l'incertezza in occasione del vantaggio giallorosso. 3 minuti più tardi, fuori Blando, dentro Liguori, 4-2-3-1, Moretti affianca Minella, cambia il sistema di gioco, soprattutto l'atteggiamento senza dubbio più aggressivo. 22esimo, cross di Liguori, velo di Minella, destro di Moretti che anticipa Salvatori ed infila Mazzocchetti, 1-1. Il Notaresco aumenta la pressione, Rucci per Laringe, sempre 4-2-3-1 Bontà esterno. 34esimo, punizione di Liguori, acrobazia di Bontà sulla traiettoria, Lennart salva. Un minuto più tardi, testa di Minella, Mazzocchetti si distende e sventa. Stallone corre ai ripari, Monaco per Pierabella, subentrato a sua volta in avvio di ripresa a Barlafante. Difesa 5, ospiti in costante proiezione offensiva, ci prova Minella, qualcuno devia, quindi tutto solo Moretti di testa conclude centralmente. Rammarico Notaresco, ma a conti fatti è giusto così.